l'ha detto che il rock è morto? Il miglior rock italiano lo trovate qui, sulla TV. Io sono Ginger e questo è Gin Rock. Sigla. Ciao a tutti e benvenuti alla seconda puntata di Gin Rock. Quest'oggi qui con noi il nostro Winston LaBelle. Ciao Winston, come va? Tutto bene, sono molto tranqui. Molto bene, anche io, guarda cosa ho fatto oggi. Sono molto tranqui anch'io. Non te l'avevo visto che bevevi. Lui è il cantante dei Kei Ragazza, giusto per inquadrare la situazione. Perché non l'ho detto, ma chi se ne frega. Sì, sono qui in veste di musicista, come cantante dei Kei, compositore, chitarrista, pianista dei Kei Ragazza. Wow, che onore. Dillo a me. Senti un po', dai, raccontami del gruppo, raccontami un po' di te. Inquadriamolo questo gruppo. Quanto tempo abbiamo per dirti? Ma non lo so, partiamo con 2 minuti, insomma, poi vediamo. Cioè. Ok, allora, nacqui pianista perché in casa ho imparato a suonare il piano. Dopodiché ho incominciato a comporre canzoni per le fighe quando ero innamorato. Okay. E lì ho incominciato a capire, cioè, anzi mi è arrivato il dono della composizione così, non l'ho scelto. Poi dopo mi è rimasto, ho messo su dei gruppi e ho imparato chitarra qui a Milano e canto al CPM e alla NAM. Facciamo un po' di pubblicità? Sì, certo. Per far vedere che sono uno codino, è uno tosto. Molto bene. Ho vissuto in Inghilterra per imparare un po' la pronuncia, poi sono tornato in Italia, ho messo su questo gruppetto, adesso siamo 5 elementi che facciamo pezzi nostri, genere prog pop, ci piace chiamarlo così perché ci piace mischiare e vari generi rimanendo però comunque commerciali. Che gran fighi, tra l'altro tutti e 5, 9 li consiglio, dopo mandiamo il video dei gran fighi. Andiamo avanti. Questo è uno spezzone per le femminelle, giusto? Certo. Ci sta, no? Siamo tutti maschi. Absolutely. E quindi, beh, insomma, cioè adesso è importante perché noi dovremmo mandare il video, parlare del pezzo. Uh-huh. Quindi se me ne parli tu, io evito di farti la classica domanda tipo da testo, da copione. Che devo paranoica. Parlarti del pezzo? Sì, anche. Del video? Ma sì, parlami di ciò che vuoi. Cioè, brindiamo se vuoi, ecco, sì, cioè, sì, andiamo sì, con uno sì, shottino sure, e via, sure. Yes, brindiamo, chills. So che devi lanciare il pezzo, poi dopo te lo descrivo. Ah beh, me ne parli dopo allora. Sure. Ma vabbè, da dove venite? Da dove veniamo? Ah. In che senso? Da dove venite? Di dove siete? Gruppo di? Ah! Che cavolo, non è importante. No, tu parli ai telespettatori, io certo. So che tu lo sai. Siamo di Parma. Oh, che siamo bello. Emiliani, a Parma non c'è niente, quindi... A parte il crudo. A parte il formaggio e il crudo. Il formaggio, e la R moscia. Sì, diciamo che ci proviamo, via. Veniamo, buttiamo il becco anche qui a Milano. Dovete assolutamente, anzi. Bene, insomma, vabbè, vediamo il video, va che è meglio su It's Just a Silly Dream. Yeah.
le. E via, hai visto come sono tornata? Minchia. Cioè, cosa vuoi dire riguardo a questa cosa? Ah, sono commosso, cioè, è come una cipolla sotto i miei occhi. No, è stato bello. Molto, e ho anche molto. Un le. D'autore, sì. Un le vostro. Tutto improvvisato, ragazzi. Tutto assolutamente improvvisato. E salutiamo, già che ci siamo, il nostro Valè. Sì, no, lo salutiamo. Però io se mi posso permettere, Valè, per i telespettatori che ci guardano, è il mio chitarrista. Che la ragazza conosce. Io però a Valè in questo momento vorrei dire... Sì, però che cazzo, Valè. Che cazzo, Valè. Che cazzo, andiamo, Valè. Andiamo avanti. Lo dico anch'io. Why? It's just a silly dream. Ma, dunque, partiamo dal fatto che compongo i miei pezzi partendo sempre dalla melodia. E It's Just a Silly Dream è un pezzo che è nato da due canzoni sovrapposte, perché in una mi piaceva l'intro e nell'altra mi piaceva la strofa, le ho unite. E quando ho la melodia mi viene anche l'idea del testo, ed era un testo un po' tormentato, un po' in cui non volevo far emergere il problema di fondo, e quindi mi nascondevo dietro delle cose, e quindi il fatto di dire It's Just a Silly Dream è come dire non ti preoccupare tanto, non è quello che pensi, è un po' inquietante, capisci? E pensavo che questo titolo ci stesse, infatti poi anche il video, come tutti i telespettatori hanno visto, è assolutamente molto onirico, molto, molto strano, eccetera eccetera eccetera, molto strano. C'è anche un folle. i folli sono tutti quanti, però ce n'è uno in particolare, tipo lecca una sedia, una roba sì, simile. Sì, ma perché lui è, adesso non so il termine tecnico, però lui ha questo problema, insomma, diciamo problema, ecco. che quando vede una sedia tende a copularci. Sì, insomma, va che chicca. Sì, insomma, noi gli vogliamo bene, è il nostro batterista ed è bravissimo. Però quando vede le sedie non resiste. Caspita, ma un'attrazione, cioè, forte. Sì, è... Insomma, ripeto, è... Winston, smettila di prendermi in giro, no, che cavolo. No, mi prende anche in giro, cioè. No, è vero. È vero? Comunque, questo era per spiegarti il soldoni is just a silly dream. In soldoni, bello, no, mi piace il ciuccettino. Io quindi a questo punto ascolterei il live. Mi sembra proprio una buona idea. Oh no? Sì, vi facciamo sentire questo live, che è il pezzo che si chiama Is John Dead, che abbiamo registrato in questo locale in acustico, è solo io e il mio percussionista. E allora ascoltiamo Winston Labello. Ultimato da poco, è stato un EP abbastanza lungo, perché comunque è stato autoprodotto, è stato poi mixato in uno studio da un fonico che conoscevamo, e adesso lo stiamo promuovendo, faremo un mini tour in Italia a primavera, toccando Roma, la Toscana, ancora non si sa bene dove, ma comunque la Toscana, perché ci sono le fighe che ci stanno più agevolmente, e poi Milano sicuramente faremo il release party.
E quindi sì, insomma, e poi per l'estate pensavamo anche di spingerci anche fuori dall'Italia, perché comunque cantando in inglese ci approcciamo a una realtà più vasta, quindi l'intento poi sarebbe quello lì, anche perché comunque si sa che la musica in Italia adesso un po' limita, ma la musica c'è, non viene fatta girare, perché l'Italia è pregna di musica buona, solo che devi andarla a scovare. Io questo, avendo girato, avendo visto, io ho visto tantissime band che valgono, infatti Gin Rock è il rock italiano che vale, ed è vero. Grazie. E quindi a livello underground, ragazzi, andate a vedere dei concerti, perché il concerto tiene sulla musica, quindi spegnete la televisione, che non serve un cazzo vedere Amici, X Factor e quelle cose lì, e andate a vedervi dei concerti, cazzo. Really? Ci piace. Questo è un buon messaggio che deve passare, perché... Io col mio programma spero di poter mandare questo messaggio, e questo messaggio arrivi e venga colto, perché ci tengo. Io sono venuta a scovarvi a Parma, ce l'ho fatta, scovarvi. No, non avevo capito. Winston, sei sempre il solito monellone. E quindi, insomma, no, mi piace. Quindi, insomma, dove possiamo trovarvi, seguirvi, perché sì, è importante, certo, anche abbiamo, cercateci su Facebook, Winston La Belle e Chi Ragaz, e o su SoundCloud, sempre Winston La Belle e Chi Ragaz. Molto bene, adesso vorrei annunciare e lanciare la new entry del nostro Gin Rock, la nostra Lucrezia, con l'album del mese. A te, Lucrezia. Ciao a tutti amici, io sono Lucrezia di Radiocat, e come primo lavoro per questa mia rubrica vi consiglio il White Album dei Beatles. White Album perché effettivamente la copertina è interamente bianca, c'è solo il nome della band in rilievo, ed è stato prodotto e messo in commercio il 22 novembre del 1968. Perché vi consiglio questo album? Perché artisticamente è molto intenso e le sonorità sono non comuni, ma soprattutto perché i Beatles all'interno dei loro brani sperimentano diverse tipologie di musica, dal rock all'hard rock, alla musica jazz, alla country, al blues. Non a caso è uno degli album tuttora più venduti, specialmente negli Stati Uniti, con 19 dischi di platino. La rivista Rolling Stones la pone al 10° posto fra i migliori album di tutta la storia dei tempi della musica. Quindi vi auguro buon ascolto e alla prossima puntata. Ciao ragazzi! Voglio ringraziare Lucrezia, un bacione, grazie Lucrezia. E insomma, vabbè, dobbiamo cazzeggiare, quindi cazzeggiamo, insomma. No, volevo mandare un messaggio importante. Allora, siccome è tutta la puntata che scherziamo su... ci tengo a sottolineare il fatto che, no, insomma, non è importante, cioè, e vogliamo ricordare anche gli altri componenti della band, insomma, cioè... Chi? Scusa, è venuta bruttissima, però no, voglio ricordare, ringraziare gli altri componenti della band, ci tengo, Marco... Ma che band? Ma come che band? Chi siete? Ho un'amnesia, completa. Cavolo, dove sono? Ma chi siamo? Dove siamo? Dai, scemo, insomma, chi ragazzo, ovviamente, sì, no? Sì, ragazzi, siamo dai, io. Dai, ricordiamo gli altri. Valerio alla chitarra. E vabbè, mo, ti ho detto che non dobbiamo ricordarlo, lui che l'ho ricordato, vabbè. Il paga la batteria, Giammo al basso e Marco alle percussioni. Ecco, voglio salutare anche loro, un bacio anche a loro perché li ho conosciuti, fantastici. Molto bene, e vabbè, dunque... Giada, io sono commosso e posso baciarti la mano, certo. Tienimi la paglia. Scusate, vuole. Grazie di averci chiamato e speriamo di presenziare nuovamente qui. Ho ritrovato la paglia. Oh, grazie. Però adesso saprà di dolce. Insomma, che burloni. Ah, giusto, uno sciottino, giusto. Beh, per ringraziare, chiudere. In chiusura, uno sciottino. E voilà, hapla. Chiudiamo. È giusto, dalla regia mi dicono di chiudere, allora cosa dobbiamo fare? Chiudere. Grazie a Winston La Belle e grazie soprattutto a Chi Ragaz. E ricordiamo i contatti. Ricordiamo i contatti, importantissimo, questo è importantissimo, facebook.com/la televisione web, mettete mi piace, commentate, condividete, fate tutto, riguardateci ovviamente. Prossimamente avremo altri ospitoni, in questo momento io saluto il mio fantastico amico Winston. E grazie a tutti per averci seguito nuovamente. Brava Giada! E mi raccomando, ricordate, stay rock!